dire un nome che non conosceva neanche. Ma era proprio un nome tra tanti, naturalmente era nella lista, questa lista abbastanza ristretta di Alleanza per la Città, quindi posso averlo notato il nome, ma io non sapevo bene chi fosse, qualche accenno lo fecero a chi c'era in lista, così più per curiosità per fare il punto. Quindi lei non se lo ricordava proprio, insomma, prima che venisse arrestato? No, non avevo proprio mai pensato a lui. Senta, ci racconta cosa è successo quella mattina del 21 marzo? Sì, la sveglia suonò alle 7 come al solito. Alberto non si alzava. Allora mi chiesi se dovevo andare io a portare le bambine e lui mi disse di no, ma fece fatica ad alzarsi. Poi tutto andò, insomma, nella solita maniera un po' frettolosa della preparazione, e loro uscirono e poi io vidi, quando tutto era, insomma, chiuso e loro erano usciti, vidi che lui aveva fatto già colazione e quindi pensai che non sarebbe più tornato a casa a fare colazione. Poi vidi anche che c'era l'iPad e i giornali. Allora pensai che forse sarebbe tornato, però fatto sta che non mi vestì, rimasi in pigiama, non sapevo tanto cosa aspettarmi, se no mi sarei vestita per andare subito con lui dopo la colazione a prendere un caffè. E scusi se la interrompo, il fatto che lei ha detto che Alberto non si alzava ha fatto sì che alla fine uscisse sempre alle 8 meno 20 circa? No, uscì qualche minuto dopo, mancavano 10 minuti alle 8. Comunque, insomma, in tempo per arrivare alle 8 a scuola. Alle 8 a scuola. Quindi lei ha trovato l'iPad, prima di questo iPad non abbiamo parlato, è un apparecchio, diciamo, voluminoso? No, è un iPad non mini, ma un iPad di dimensione normale, come un libro, come una rivista, della grandezza di una rivista, e era lì con i giornali. E non so se ci fossero tutti i giornali, ma sicuramente era rimasta a casa la stampa, perché iniziai a sfogliarla e a leggere le notizie. Quindi queste circostanze l'hanno fatta pensare che sarebbe certamente ritornato a casa? Guardi, sì, pensai che era molto probabile che tornasse, però mi misi a leggere il giornale senza vestirmi. Senta, l'iPad normalmente quando usciva di casa lo metteva nella borsa che ha detto, lo portava a mano? Variava, molto spesso lo metteva nella borsa per paura che cadesse per terra, però poteva anche portarlo con i giornali, pizzicato tra i giornali. Quindi esce alle 8 meno 10, lei inizia a sfogliare il giornale pensando che a questo punto sarebbe tornato. Sì. Lei si ricorda ad esempio se i telefoni cellulari di suo marito erano rimasti a casa o se li era portati dietro? Questo io non lo notai, se ci fossero dei cellulari. No, non feci attenzione. Spesso non faccio attenzione neanche al mio di cellulare, non è una cosa che noto il cellulare. E poi quando è successo il fatto, insomma, si ricorda se poi ha accertato se i cellulari erano rimasti a casa o se li era portati dietro? Ma quando successe il fatto e che iniziamo a soccorrerlo, con mia cognata ci venne in mente di chiamare un amico di Alberto che è medico. Allora iniziai un po' a cercare, mi dissero che li avevano già presi loro dalle tasche, dalle mani di mio marito, quindi non mi misi a cercare altro, la polizia me lo disse che li avevano già presi. Senta, vada avanti, allora lei si mette a leggere il giornale. Allora mi misi a leggere i giornali e stavo leggendo la notizia di quella sparatoria a Tolosa dove era stata uccisa una bambina e ero molto compresa in questa lettura e sentii degli spari, non so più quanti, sul momento forse ne esagerai il numero, comunque mi chiesi se stesse succedendo qualcosa
io ero in quel momento in una camera che ha due finestre, quella della cucina dà sul cortile e era sicuramente aperta, e quella della sala da pranzo, che però è una prosecuzione della cucina, è tutta un'unica stanza, che dà su via Barbarù. E io andai su via Barbarù e aprì la finestra per vedere se stesse succedendo qualcosa in strada. Pensai anche, lì sotto c'è una pizzeria, ovviamente a quell'ora chiusa, pensai se stesse succedendo qualcosa lì. E poi notai un motorino, qualcuno con un casco, e pensai che forse era lo scoppio di una marmitta, non avendo mai sentito un suono di arma da fuoco. E poi... Quindi lei non aveva capito neanche la direzione immediatamente, se venivano dal cortile o se venivano di via Barbarù. Io intanto ero più dalla parte di via Barbarù, come lato della stanza, e poi è difficile affacciarsi, quasi impossibile affacciarsi alla finestra che dà sul cortile, ma non capii proprio, anzi pensai che assolutamente si trattava di qualcosa di estraneo a noi, insomma. Non mi passò proprio per la mente che potesse riguardare noi. E poi? Allora, ero un po', non avevo visto niente per strada, richiusi la finestra pensando fosse quella marmitta. Poi sentii una voce maschile che non riconobbi, che urlava: chiamate la polizia. E io di nuovo aprì la finestra chiamando, poi mi impapinai perché iniziai a chiamare il 118, poi allora mi interruppi per fare il 113, insomma non ero pratica neanche di quello. E allora subito, mentre stavo componendo questi numeri, arrivò la babysitter, la signora arrivò dalla porta della cucina e urlando: è l'avvocato. E allora le affidai il telefono, le dissi di chiamare i soccorsi e mi precipitai giù prendendo le scale e in cortile. E in cortile cosa aveva trovato? In cortile trovai mio marito proprio nel cortile, non dalla parte dell'androne ma già nella parte aperta del cortile. Era in piedi, accanto a lui stava il nostro vicino di casa, il signor Piras, e era in piedi e aveva le mani che tremavano un po', e mi disse: Ange, mi ha seguito o mi hanno seguito, non ricordo, e c'era un motorino, però era agitato. Gli dissi di stare calmo. In quel momento pensai che il peggio era passato, e vedendolo in piedi e che mi parlava, allora presi un fazzoletto che aveva il nostro vicino di casa, che era probabilmente il fazzoletto del suo taschino, perché era di un colore strano, marroncino, e iniziai a tamponare la testa di mio marito. Io non sono molto esperta di queste cose, dato che quando le bambine sono malate se ne occupava sempre mio marito. Però io lo tamponavo e vedevo che usciva poco sangue, e questo mi tranquillizzò molto. Andai su e lo facemmo sedere all'altezza del vano scale, quindi dove c'è l'ascensore e la porta che dà in cantina. E io salì su in 448, sempre prendendo le scale al quarto piano, e mi misi un paio di pantaloni perché ero ancora in pigiama. Poi presi una bottiglietta di acqua ossigenata, non sapevo bene cosa fare, insomma. Scesi giù e lui l'avevamo messo sdraiato, e ancora mi diceva che era una stupidaggine usare l'acqua ossigenata. Poi era un continuo. Salivo su per chiedere, mentre il Piras continuava a stare con lui. C'era solo Piras quando è tornato giù?
Allora, io continuavo ad andare su e giù e poi dentro e fuori per vedere se arrivassero i soccorsi e fargli cenno, per andare su a vedere se la signora avesse chiamato, gli avessero risposto, cosa gli avessero detto, se arrivassero i soccorsi. Però io andavo su e giù e poi c'erano quasi tutti i vicini che erano venuti a prestare soccorso. Ricordo che c'erano i ragazzi del piano sopra il nostro, l'Addio e Manassero, e poi c'era la vicina del primo piano che era ancora in accappatoio e dal suo ballatoio mi chiamò per dirmi che la polizia mi voleva parlare, e allora andai su al primo piano, presi il telefono, lo portai ad Alberto perché volevano parlare con Alberto, e lui ancora disse che lui stava male, che non voleva parlare con nessuno.